politici, manager pubblici, affaristi privati, tutti con le mani in pasta a spartirsi la torta del business di immigrati, un magna magna che al telefono dà il meglio o il peggio di sé. Primo, la holding. Noi quest'anno abbiamo chiuso con 40 milioni di fatturato, stila il bilancio orgoglioso il RAS delle cooperative rosse Salvatore Buzzi. Gli utili li abbiamo fatti sui zingari, sull'emergenza alloggiativa e sugli immigrati. Una vera e propria mucca, che per mungerla gli devi prima dare da mangiare, parafrasa sempre il compare Buzzi. Secondo, gli stipendi, perché il funzionario, spiega Carminati, o se caccia o se compra. Quanto te posso da? Domanda ancora Buzzi a Massimo Caprari, consigliere centrista candidato, diciamo così, a un posto nel gruppo. Dipende da quanto ci si guadagna, dal 5 al 10%, perché dipende appunto da chi sei, pesce piccolo o pesce grosso. C'è chi va a percentuale e chi viene accusato di aver incassato qualcosa come 100.000 euro cash in 12 mesi. Vale, per il magna magna de noantri, la regola del taxi. Lo paghi quando lo usi. Gli ho detto, a Giordà, racconta Buzzi a Carminati riferendo di un'aulica conversazione avuta col consigliere di Forza Italia Giordano Tredicine. Lì mortacci tua, prima o poi devi scendere dal taxi, se no gira sempre il tassametro. E terzo, la politica. Coi pesci taglia XXL, spegnete il registratore, altrimenti cade il governo, bisbiglia Buzzi durante l'interrogatorio, ai PM che restano basiti e che per fortuna il registratore non lo spengono. E infine le maestranze, costrette a rivolgersi direttamente alla mucca madre per lavorare, come le due gemelle fatte assumere da Buzzi, completamente senza esperienza, gli fa notare una probabile segretaria. Questo lo immaginavo, e in fondo viene così presentata, sempre dal patron Buzzi, la nuova collaboratrice con ottime referenze. Abbiamo preso a lavorare alla raccolta differenziata una fica da paura. 1,70, duzzinne, bellissima, 26 anni, me l'ha segnalata un politico, bisognava farla lavorare. Ma qui non è certo Roma caput mundi, perché l'importante è lavorare. E mentre a Roma si indaga sul magna magna, a Milano i giudici accusano il governatore Maroni di aver fatto assumere la fidanzata. Lui nega, ma resta agli atti la telefonata della mamma della presunta dolce metà del governatore. Cara mia, l'importante è che il 27 del mese arrivi lo stipendio.